I tumori ginecologici sono neoplasie maligne che interessano le donne, soprattutto colpiscono l'utero nella forma del tumore dell'endometrio e della cervice uterina, cioè il collo dell'utero e le ovaie. Più raramente il tumore della vulva, ancora più raramente il tumore della vagina. Sappiamo che circa 4 milioni di donne all'anno si ammalano di una patologia ginecologica e circa un terzo muore per questo tipo di patologia. Quali sono le nostre armi? Sicuramente la prevenzione, sicuramente una diagnosi precoce. Quale prevenzione, quale diagnosi precoce per quale tipo di patologia? Per quanto riguarda il tumore alla cervice uterina, tanto si è fatto di prevenzione attraverso il Pap test, ancora più modernamente attraverso l'individuazione dell'infezione del papilloma virus attraverso l'HPV test, ancora meglio la vaccinazione che ha assolutamente ridotto le percentuali di diagnosi di questa patologia allo stadio avanzato e ha abbattuto il tasso di mortalità per questa patologia. Per quanto riguarda il tumore dell'endometrio, non abbiamo dei test di screening validati, però abbiamo l'informazione alla paziente, cioè dire alle pazienti che ogni sintomo correlato a perdite anomale vaginali di sangue piuttosto che di altro tipo in perimenopausa o menopausa deve essere riferito al medico di base o al ginecologo curante, così come dolori specifici, generici, pelvici riferiti in zona vescicale piuttosto che appunto dell'apparato genitale va riferita al medico curante e tanto si può fare per donne che appunto avranno poi diagnosi di tumore dell'endometrio. Pertanto, essendo anche uno dei tumori più frequenti ginecologici, oggi questo tipo di patologia si può curare molto bene perché di fatto noi abbiamo una diagnosi molto precoce attraverso appunto il counseling con la paziente perché diagnosi precoce, stadio iniziale, cura. Per quanto riguarda il tumore dell'ovaio, in realtà non esiste screening, tantomeno una prevenzione validata, però esiste ancora una volta un'anamnesi accurata alla paziente che si riferisce anche solo per dolore addominale aspecifico, disturbi gastroenterologici quale vomito, nausea, diarrea, stitichezza, piuttosto che dolore addominale con aumento della circonferenza addominale. Allora, in questo caso, la paziente deve essere educata a riferire appunto tutti questi sintomi al medico curante, così poi al ginecologo che ne prende atto, ne prende cura e attraverso la diagnostica per immagini si può arrivare a una diagnosi almeno di sospetto di patologia ovarica. Sappiamo che l'impiego della pillola estroprogestinica può essere preventiva per alcune forme di tumore maligno dell'ovaio, ma non di tutte, pertanto sicuramente questo impiego della pillola va incoraggiato nei casi in cui la paziente si rivolge al ginecologo semplicemente con la domanda: ma posso assumere la pillola? Quali sono le problematiche correlate adesso? Per quanto riguarda il tumore della vulva e della vagina, in realtà non esiste prevenzione, ma già il test dell'HPV e la vaccinazione per infezioni da papillomavirus sappiamo protegge da alcune forme di tumore della vulva, come anche dell'ano, come anche dell'orofaringe, quindi anche in questo caso la prevenzione, la vaccinazione da HPV va assolutamente caldeggiata. Al Policlinico di Milano tutto questo è possibile perché abbiamo dei percorsi dedicati alle pazienti che arrivano al nostro pronto soccorso, riferendo una sintomatologia specifica. Essenzialmente abbiamo un percorso dedicato alla diagnosi precoce, alla prevenzione del tumore della cervice uterina, così anche di alcune forme di tumore della vulva. Pertanto il messaggio è che la paziente va educata a riferire tutta la sintomatologia possibile e va eseguito un attento counseling per quelle che sono le forme prevedibili piuttosto che quelle dove essenzialmente non vi è la possibilità di eseguire una diagnosi precoce.